Iniziare con questa sessione operativa sull'analisi dei grafici con l'ausilio di AutoChartist. Andiamo a ricordare che avremo due seminari davvero molto interessanti giovedì 1 ottobre 2015 a Milano e il giorno successivo venerdì 2 ottobre, sempre 2015 quest'anno. Quindi tra 2 settimane saremo a Genova per parlare di Renko e grafici Renko, lettura dei grafici Renko a Milano, sistemi operativi più efficaci, strategie di trading su trading manuale automatico a Genova. Piccola comunicazione di servizio: nel caso vi foste già registrati e non aveste ricevuto una mail di conferma, vi chiedo gentilmente di scrivermi stefano.gianti@swissquote.com per ottenerla, perché comunque può essere che ci sia stato un errore di data feed e non abbiamo ricevuto tutti registrati. Questo ci è stato segnalato da qualcuno, quindi vi prego di agire in questa maniera. Eventualmente scrivetemi a stefano.gianti@swissquote.com per essere sicuri che la vostra registrazione ci sia stata accettata. Mi raccomando, c'è stato un problema di data feed, quindi per favore aiutatemi in questo, perché è stato un po' un problema che mi ha fatto impazzire. Ogni tanto accadono anche queste cose belle tecnologiche. Bene, allora, AutoChartist, in molti avete già assistito ai vari webinar che abbiamo tenuto su AutoChartist stesso. Questo è quello di ieri, andiamo con quello di oggi, AutoChartist, giusto per dare un titolo alla presentazione. Facciamo una sessione estremamente operativa. Vi ricordo sempre che le informazioni fornite con Espresso in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo prestare consigli operativi di acquisto o vendita, raccomandazioni personalizzate. Questo è sempre molto molto importante da ribadire, soprattutto in questi seminari più operativi. Marco Sala mi dice: per Milano manca la location, è il 4 Point Season. Mi sembra sia stata messa sul sito, comunque è stata messa. 4 Points by Sheraton, è vicino alla stazione centrale, per capirci, ma anche a Genova, siamo vicini a Genova a Brignoli, dice, abbiamo sempre begli alberghi vicino alle stazioni per fare in modo che poi sia comodo per tutti. Anche vedete Genova, Bristol Palace, in via 20 settembre 35. Questo è il 2, quindi mi raccomando, il 1 ottobre a Milano e il 2 ottobre a Genova. Dalle 10 alle 17:30, con le dovute pause, vi chiedo di arrivare qualche minuto prima, mezz'ora prima, per la registrazione. Già a partire dalle 9:30 le iscrizioni sono aperte, cioè è possibile accedere. Vi prego però appunto di iscrivervi attraverso il nostro sito, cliccate su assistenza, webinar e corsi gratuiti. Scusate. E poi andate sul seminario Milano o Genova e vi iscrivete e ricevete una mail di conferma. Nel caso non l'abbiate ricevuta o vi capiti che non la riceviate, per favore scrivetemi a stefano.gianti@swissquote.com oppure a info@swissquote.it per avere la conferma. Vi chiedo questo perché appunto abbiamo avuto problemi sul data feed, cosa che vi ho detto, adesso non lo ripeto più. A Roma saremo il 29 ottobre previsto, lo metteremo sul sito e parleremo di analisi Renko molto probabilmente, che è la strategia che stiamo seguendo molto, quindi diciamo di fatto parliamo sempre di quello che facciamo. L'ultima volta a Roma abbiamo parlato del grid anti-grid, concetto che comunque è molto interessante, possiamo riprendere perché ci sono ulteriori sviluppi. Danilo dice: li avete ancora? Sì, abbiamo tutto. Bene, allora andiamo direttamente sui grafici della MetaTrader per vedere l'opportunità di trading in questo momento, in tempo reale. Grafici a partire da 15 minuti al D1 per l'AutoChartist, vi ricordo. Vi stavo appunto ricordando questo è il nostro sito swissquote.it. In qualsiasi pagina in basso a destra trovate il nostro canale YouTube, qua nei social, quello con il rosso, con il play in bianco. E andate a rivedervi tutti i seminari che volete, a parte alcuni che sono riservati soltanto ai nostri clienti, sono qua nascosti. Anche qua eventualmente chiedetemi privatamente via mail. Cosa vi volevo dire? Appunto, ne abbiamo uno proprio sotto Chartist, il seminario base, dove anche nella presentazione di questo stesso di oggi c'era anche il link stesso che potete visualizzare. È molto interessante perché vi spiega AutoChartist in un'ora, c'è tutta la descrizione di quello che si può fare con AutoChartist. Tra le varie cose che si possono fare con AutoChartist c'è appunto AutoChartist Web Application, che una volta lanciato si va ad utilizzare per visualizzare le opportunità di trading che ci sono in questo momento. Quindi, se voi lanciate l'indicatore, di fatto la MetaTrader apre il browser già con il login, nel senso che è un sistema studiato apposta da AutoChartist, che è un software non proprietario di Swissquote, ma che Swissquote offre gratuitamente ai propri clienti. Vi ricordo che AutoChartist può essere utilizzato anche con la piattaforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5 nella versione demo.
se uno si scarica la piattaforma da squeezcall.it, ma è normale che va sempre incentivata l'attivazione di un conto reale, quindi sul conto demo è vero che avete AutoShartist, vedete questa pagina dei segnali, ma attenzione, c'è un delay, un ritardo di 5 candele, quindi un'ora e un quarto se lavorate su 15 minuti, 5 ore se lavorate su grafico orario. Questo è un modo per permettere comunque a tutti di visualizzare il servizio, come si lavora, eccetera, eccetera, quindi comunque è sempre un modo per testarlo. Poi è normale che nell'utilizzo di tutti i giorni bisogna avere un conto reale, anche perché poi tutto sommato anche senza conto reale il trading non si fa. Bene, allora quali sono le opportunità in questo momento? Già prima avevo il grafico aperto su Eurodollaro, questo è un Eurodollaro 15 minuti, AutoChartist cosa ha fatto? Ha evidenziato questo triangolo ascendente che è stato rotto a rialzo, un pattern di continuazione come leggete qua, continuazione del trend, ok? La lunghezza è di 59 candele, direzione rialzista, c'è una freccettina blu verso l'alto che vedete meglio se o zoomiamo un pochino, ok? Vedete? Triangolo ascendente, 59 candele di direzione rialzista, un triangolo di continuazione del trend. Il trend era da prima ribassista, poi c'è stata una fortissima inversione in area 1, 12 e 20, come vedete qua. Quindi il trend in quel momento, quando si è formato il triangolo, vedete, arrivava da un movimento rialzista. AutoChartist cosa ha fatto? Ha evidenziato questo triangolo ascendente e poi c'è stato breakout. Quando c'è breakout vi dà l'obiettivo di prezzo, che poi è l'area che vedete in questo caso in grigio, e poi AutoChartist vi ricordo che dà anche un voto, tra l'altro il voto di questo pattern da 1 a 10 era abbastanza basso, 5 soltanto, anche se poi è andato in target, questo, vabbè, il voto lo vedete subito, se va in target quello lo capite solo dopo, quello è chiaro. Cosa è importante sottolineare? Vi ricordo sempre quando AutoChartist effettivamente vi fa vedere il pattern come completato e non più emergente, quindi qua di fatto c'è scritto completato, complete, non più emerging. Quando c'è la rottura, quando c'è la chiusura di una candela che avviene oltre quel livello, ok? Mi raccomando, questo discorso della chiusura è importante perché voi magari vedete il pattern informazione, vedete la candela che è già oltre quel livello, però la candela deve ancora chiudere e quindi qua c'è scritto ancora pattern emergente, ok? In realtà, poi, quando chiude quella candela stessa, vi sarà scritto completato se la chiusura appunto avviene oltre quel livello, come in questo caso. Se questo avviene, allora qua vi appare anche il forecast price, che sarebbe la previsione di prezzo, e vi appare il quadratino grigio di obiettivo di prezzo. Questa cosa ve la dico anche perché è importante per un discorso di statistiche, di quanto. Così uno può anche visualizzare quanto AutoChartist effettivamente funziona, perché tutte le statistiche che ci sono su AutoChartist, vi ricordo che trovate statistiche delle prestazioni, TAC, sono appunto calcolate in questa maniera, cioè solo sui pattern che AutoChartist ha definito come completati, ok? Quindi pattern emergenti, chiaro, l'analisi tecnica questo lo dice, è un pattern che sta emergendo per definizione, nel senso che si sta formando, ma non è ancora stato confermato. Ad esempio, abbiamo appena visto che su questa compressione triangolare soltanto la chiusura oltre il livello AutoChartist lo considera come pattern formatosi e completatosi. Ok? Questo è molto importante da ribadire perché in questo caso, sull'analisi tecnica, ci sono un po' diversi pensieri. C'è chi prende in considerazione qualsiasi breakout, anche se la chiusura della candela non è avvenuta. Chi invece dice no, io dico che questo è un breakout se e solo se la candela mi chiude oltre quel livello. È così che proprio AutoChartist ragiona. Quindi tutte queste operazioni valutate negli ultimi 6 mesi sono relative soltanto ai pattern che poi si sono rivelati completati, di fatto hanno dato poi l'idea, il segnale operativo generato da AutoChartist stesso con il relativo quadratino grigio sul grafico. La percentuale degli ultimi 6 mesi si mantiene buona perché su 23.525 pattern, 15.415 si sono rivelati corretti, corretti nel senso che poi sono andati nell'area grigia, quindi verso l'area di take profit consigliata da AutoChartist stesso, quindi 2 pattern su 3 si sono verificati buoni. Poi andando sotto potete vedere quali sono i pattern che hanno reso di più e sono evidenziati in verde. Le percentuali sono state evidenziate in verde, le percentuali sopra il 70% vengono evidenziate in verde, le percentuali sotto il 60% vengono evidenziate in questo rosa, sarebbe un rosso chiaro, è un rosa. Ok?
Quindi avete un'analisi molto dettagliata sia per quanto riguarda il tipo di pattern, questi sono i classici pattern di analisi tecnica, i più semplici, la direzione rialzista o ribassista, tra l'altro non c'è neanche molta differenza, diciamo che su tutti questi pattern 23.525 analizzati dal 15 marzo, perché qua prende sempre in considerazione gli ultimi 6 mesi, diciamo che vedete la direzione è stata quasi nel 50% dei casi long e quasi nel 50% dei casi short. Questi sono i long e questi sono i short. L'intervallo che ha pagato di più, questo è interessante, è il 60 minuti, però vedete che non c'è tutto sommato neanche grande differenza tra il 30 e il 60 minuti. Il 15 minuti ha reso un pochino meno, il 4 ore, chiamato 240 minuti, è quello che ha reso meno, un po' strano, perché poi tutto sommato il 4 ore è vero che il mercato delle valute è un pochino più utilizzato, però poi l'orario, come diciamo spesso, anche in questo caso confermato da Autochartist, è effettivamente il time frame da prediligere sul mercato delle valute e anche negli ultimi 6 mesi le statistiche di Autochartist lo vanno a dimostrare. Una cosa molto più interessante e approfondita addirittura è questo può creare un po' di incertezza, perché comunque qua addirittura viene confermato, cioè viene detto, viene scritto che i pattern più recenti si hanno in queste ore, che tutto sommato non è così comodo tradare. Questo può lasciare qualche perplessità. E poi addirittura dalle 21 alle 22 anche, quindi diciamo che nel pomeriggio si trada un pochino peggio, pare. Questo è un po' strano. E poi vedete qua sulla destra ci sono invece per ogni singolo simbolo anche quanto effettivamente la sommatoria dei pattern su quel singolo simbolo negli ultimi 6 mesi è andato verso l'area di take profit, ovvero quel quadratino grigio che abbiamo visto prima. Ok? Elio mi dice Autochartist parla anche in italiano. Guarda, Autochartist non è che proprio parla, ma scrive, e se vai a aprire appunto la web page, dove eravamo prima, comunità di trading. Ah, beh, comunque è in italiano Autochartist. È solo nell'installazione che ti chiede delle lingue, c'è cioè tipo il cinese, lì vi consiglio l'inglese, però è solo nell'installazione che non c'è in italiano. Ok? E poi invece è in italiano, lo scegli qua in alto a destra, quindi tranquillamente sì. Poi ci sono proprio anche le guide, te le posso inviare tranquillamente. Ci sono alcuni video che si trovano su YouTube, anche qua ci sono alcuni approfondimenti, è vero, che sono soltanto in inglese, però comunque quello che voi dovete fare una volta che entrate su Autochartist è qua in alto a destra, dalla bandierina andare a impostare la lingua che volete. Un'altra cosa che va bene, approfitto il volo, se voi andate a mettere sotto messaggi allarme la vostra email, se volete potete ricevere le istantanee giornaliere sul mercato, ovvero l'analisi di Autochartist che vi arriva. Se selezionate sessione asiatica vi arriva giustamente di notte, all'una di notte. Se selezionate sessione europea vi arriva 8 ore dopo, alle 9. Se selezionate anche sessione statunitense vi arriva alle 17. Quindi potete, io quello che consiglio di fare è selezionare la sessione europea, la sessione statunitense. Ma soprattutto, questo è davvero molto interessante, i segnali correlati. Questo è molto interessante, se sottoscrivete segnali correlati, quando c'è un segnale, ad esempio sul 15 minuti al rialzo, su uno strumento finanziario, confermato anche da un altro segnale, su un altro time frame più grande, quindi H1 o H4 al rialzo, vi viene inviata una mail dove viene detto appunto guarda c'è questo segnale rialzista su AUD USD sia su 15 minuti che su H1, quindi la probabilità che effettivamente AUD USD salga è maggiore perché c'è un approccio multi time frame. Questa è quella che ritengo la migliore. Qua c'è anche la possibilità di sottoscrivere le notizie dell'impatto economico, io non sottoscrivo perché vabbè, le notizie io in particolare vabbè, le vedo su investing.com, che è un po' il sito più famoso nell'utilizzo delle notizie. Francesco mi dice come mai nelle statistiche non sono presenti alcune coppie, sembra strano che in 6 mesi non abbiano generato un pattern. Tieni presente che Autochartist è comunque un software che poi viene rivenduto a degli intermediari, quindi Autochartist poi ha fatto della selezione sulle valute, è effettivamente vero. Comunque guarda, quello che ho notato su Autochartist è che
Quelle che poi danno molti segnali sono soprattutto euro-dollaro, dollaro-yen, il CAD, NZD/AUD, che sono tra l'altro anche comunque le G10 currencies, le più scambiate, quindi tutto sommato. Poi è vero che ci sono alcune valute come la lira turca che sono sempre in trend. Comunque, quello che poi io vi invito a fare, allora, ci sono due cose molto interessanti. La prima è quella appunto di aprire la web application, come abbiamo fatto all'inizio del seminario, e andare nella ricerca a vedere le opportunità che ci sono in tempo reale, che poi comunque vanno sempre ovviamente viste qua sulla piattaforma, perché la piattaforma è sempre aggiornata al prezzo di questo secondo di quando la vedete all'istante. Invece tenete presente che AutoChart si aggiorna ogni 15 minuti, 15 può essere una variazione poi sul pattern, quello è chiaro, quindi mi raccomando, dalla ricerca web prendete l'idea e poi andate sempre a verificare il grafico qua davanti a voi, tanto vedete voi sulla MetaTrader, avendo l'AutoChartist installato, avete proprio il grafico davanti a voi, quindi potete valutare il tutto. Un'altra cosa interessante, esatto, mi veniva chiesto dalla lira turca, quindi andiamoci a vedere se c'è qualche pattern interessante, soprattutto nei time frame di più lungo sulla lira turca che è bella in trend. Andiamo a mettere. Allora, questo è un 15 minuti, quindi non è sicuramente un time frame lungo, anzi il più basso per quanto riguarda AutoChartist, perché AutoChartist lo potete fare su M15, M30, H1, H4. Questo può essere interessante, questo è un canale ribassista, vedete, lungo 93 candele, quindi da qui a quando si sta formando. La cosa interessante è che potrebbe continuare questa trend line, anzi potrebbe essere rotta. E questo è ancora un pattern emergente. Se questa candela dovesse chiudere sotto, effettivamente potrebbe già dare un segnale ribassista e quindi poi qua sotto vi apparirebbe il target price di AutoChartis. Quindi questo già su Eurotrai è uno spunto ribassista che possiamo avere in caso di breakout confermato e possiamo tradarlo nelle prossime ore. Questo già sembra davvero molto interessante. Poi da questa sera ripeto che c'è l'appuntamento con la Federal Reserve, la Yellen, quindi sicuramente di volatilità sui mercati ce n'è davvero molta. AutoChartis, come mi chiede Gianni, è limitato al valutario, quindi andate a visualizzare tutti i movimenti sulle valute. Questo è il 30 minuti di Eurotrai, che dà la stessa indicazione del 15 minuti, quindi questo potrebbe anche essere un pattern confermato da due time frame diversi, quindi interessante perché abbiamo un canale, un channel up, un canale rialzista, che potrebbe essere rotto al ribasso, quindi un bello segnale short che potrebbe arrivare nei prossimi minuti. Questa è una flag, che poi è una figura tecnica molto simile al canale ribassista, quindi tutto sommato non cambia molto. Anche in questo caso, vedete, abbiamo una direzione impostata ancora al ribasso, quindi questo potrebbe essere uno spunto davvero molto interessante su Rotrai nelle prossime ore, perché sia i 15 minuti che il 30 che H1 confermano praticamente la stessa figura tecnica. Eurotrai arriva da un trai la lira turca, da un trend spiccatamente rialzista. Negli ultimi giorni c'è un po' più di lateralità sul mercato delle valute in attesa dell'importante decisione della Federal Reserve di questa sera alle ore 20. Mi raccomando, appunto, la volatilità che ci sarà questa sera. È normale che ci possa essere un'inversione, quindi vedete anche sul giornaliero addirittura viene segnato questo pattern di continuazione. Mi raccomando, non anticipate mai segnali perché tutto sommato nell'analisi tecnica non ha mai tanto senso anticipare gli ingressi, è meglio sempre aspettare le conferme e breakout. In questo caso abbiamo molte più probabilità a favore, quindi non abbiate la fretta di anticipare gli ingressi. Eurozar potrebbe invertire e quindi AutoChartis lo sta segnalando tra l'altro su diversi time frame. Luca in chat mi chiede una situazione tecnica su dollaro yen, per questo sono andato qua. Ho comprato a 121,00. Quando? Già oggi o qualche giorno? 121,00, diciamo che siamo lì, 120,89, quindi. Guarda, AutoChartist ti sorride perché c'è una compressione triangolare. Allora, qua faccio un piccolo spunto, nel senso che vedete anche qua, questa è una compressione triangolare e AutoChartist la evidenzia come una potenziale rottura, ma comunque da tradare soltanto al rialzo. Vedete qua, direction rialzista, blu verso l'alto. Ma a me le compressioni triangolari piacciono molto, sono dei pattern assolutamente semplici e assolutamente efficaci. Viva la semplicità.
A mio avviso però si possono trovare in entrambe le direzioni, perché questo tra l'altro è un pattern abbastanza simmetrico, non è né ascendente né discendente, perché c'è chi dice che i triangoli ascendenti si tradano a ribasso e i triangoli discendenti si tradano a rialzo. Per me un triangolo, questo vabbè, tra l'altro è un triangolo simmetrico, quindi non c'è neanche quel discorso, un triangolo è una compressione di velocità, cioè qual è la logica del triangolo? Che prima la velocità era questa. Quindi distanza tra massimo e minimo, poi era questa, poi era questa, poi era questa. Quindi diciamo che la velocità scende. È la pentola a pressione che poi prima o dopo esplode. Più è lunga la compressione, qua addirittura sono 102 candele, che è tantissimo. Quando ho trovato un pattern sopra le 100 candele, non è un fenomeno rarissimo, ma non è neanche così facile trovarlo. Questa è una pentola a pressione pronta ad esplodere, ma sicuramente, beh, questa sera ci saranno i fuochi d'artificio sul mercato valutario, sicuramente, dato che appunto da qualche giorno c'è questa lateralità dovuta appunto all'attesa della Federal Reserve. Tecnicamente lo vediamo anche qua, nel senso qua si è pronti a esplodere. L'autochartist evidenzia un triangolo che potrebbe essere tradato a rialzo. Io invece vi dico, guardate, questo qua è un triangolo. Tra l'altro anche ribasso, cioè se ti fa un breakout qua sotto, ma shorta sicuro. Come gestire la posizione? Chiede Andrea, la posizione, guarda, poi soprattutto ti consiglio di andare a vedere comunque il seminario base di AutoChartis, perché lì ho fatto anche una digressione abbastanza importante. E rimane un discorso importante, perché comunque nel trading la gestione dello stop loss, dove mettere lo stop loss, è un argomento molto importante. Allora, c'è chi non lo mette, comunque chi non lo mette sbaglia. Basta, chi non lo mette sbaglia, anche quelli che dicono no, io lo stop loss ce l'ho in testa, quindi non lo metto fisicamente in piattaforma, perché se no mi viene preso. Ma che ti viene preso? Vabbè, se lo metti vicino, non è che ti viene preso, perché se lo metti a 5 pips, è normale che il mercato 5 pips, magari anche nei movimenti erratici che fa durante il giorno, te lo prende. Ma anche te lo prende il mercato, non è che il tuo broker va lì e ti prende lo stop loss. Poi vabbè, è vero che ci sono intermediari che non sono, che hanno un conflitto di interessi con il cliente, quello è chiaro, per carità, però se prediligete intermediari che hanno una vera e propria esecuzione al mercato, questo non avviene, anzi l'intermediario più eseguiti fa il cliente più guadagna, quindi se un intermediario ha un modello di esecuzione trasparente come STP o ECN, STP è meglio, ha sicuramente il vantaggio di avere la commissione solo se il cliente fa l'eseguito, quindi lo spread, la commissione rappresenta, poi tra l'altro sul valutario c'è soltanto lo spread, rappresenta l'opportunità da parte dell'intermediario di guadagnare da ogni singolo eseguito, che di guadagnare magari poco se è una politica di prezzo aggressiva come Swissquote, ma comunque se il cliente guadagna sarà sempre cliente, perché se il cliente perde poi può versare una volta, riversare di nuovo, poi o si fida di Rockefeller o non versi più. Quindi attenzione, perché come stavo dicendo, il piazzare lo stop loss, ma anche il take profit, è un argomento molto delicato e molto complesso. Nel seminario base, ma anche negli altri seminari operativi che abbiamo fatto su AutoChartist, abbiamo già parlato dell'AutoChartist Volatility, però guardate, questo è un concetto a mio avviso talmente importante che io lo voglio andare a riprendermi. Piuttosto scrivetemi in chat, no, non rompere, l'hai già detto, basta, non ne posso più, allora non ne parlo più. Però mi raccomando, la logica del posizionamento dello stop loss è davvero molto importante. Perché, qual è il punto? L'AutoChartist Volatility è un buon tool, questo qua che ho messo adesso, se avete visto, che di fatto sono queste lineette blu che stanno sulla destra. Vedete che c'è scritto Next 1440, che poi è un giorno, il 240 sono 4 ore, poi se scalate di time frame ci sono anche i time frame più bassi a partire da 15 minuti. La logica qual è? È che se il mercato vi va a misurare a seconda del momento passato, attraverso il calcolo delle deviazioni standard, vi va a misurare dove il prezzo dovrebbe stare nelle prossime 4 ore oppure il giorno, quindi nelle prossime 4 ore. Vabbè, tenete presente che l'AutoChartist Volatility si basa soltanto sul passato, non si basa sul fatto che tra 2 ore parla la Yellen, se no in questo caso quando parla Draghi o la Yellen, invece di avere un'ampiezza di questo tipo dovremmo avere un'ampiezza di quest'altro tipo. Quindi vabbè, questo è un calcolo molto semplice, un calcolo statistico che dicendo sul movimento recente di questo strumento finanziario, io, in base appunto alla volatilità dello strumento, mi aspetto che nei prossimi X minuti,
ore o giorni, si muova all'interno di questa fascia. Quindi se io ho buona probabilità che lo strumento finanziario si muova all'interno di questa fascia, e la statistica lo definisce con una probabilità al 68%, due probabilità su tre, non è poco due probabilità su tre, due probabilità su tre è più, il 66%, il 68% è di più del 50%. È molto! La probabilità che lo strumento stia lì dentro nei prossimi X minuti, a seconda delle telefonate che analizzate, è alta. Quindi il mio consiglio è di non mettere lo stop loss lì dentro. Se no avrete un'alta probabilità che lo stop loss venga toccato. Ok? Tutto lì. E questo è un discorso molto importante e sottovalutato, perché guardate, lo stop loss in molte strategie, forse anche giustamente, concettualmente, si va a mettere oltre dei livelli chiave. Però in molti seminari che facciamo, soprattutto quelli del martedì più operativi delle 11, abbiamo parlato molte volte anche con l'amico Giuseppe Musciarelli, di tecniche come caccia agli stop, eccetera, eccetera. Quindi mettere lo stop appena oltre questi livelli, che sono facilmente individuabili un po' da tutti, e quindi tutti mettono stop loss lì, fa sì che come l'effetto calamita il prezzo comunque lì ci vada. Quindi mi raccomando, ragionare con questo approccio alla volatilità è importante. Poi chi utilizza l'autoCharts Volatility, chi utilizza il cono delle probabilità, che tra l'altro è un indicatore che volevo fare, poi qualcuno anche mi aveva contattato per farlo, poi ci siamo un po' persi via, però mi piacerebbe sviluppare questo indicatore che è un pochino migliore di questo, perché il cono delle probabilità non è una linea orizzontale come l'autoCharts Volatility, questo qua che stiamo spiegando adesso, ma ha una proiezione poi anche temporale, quindi sempre fantastico inserire il tempo nello studio. Marco Sala mi dice: non vengono considerate le materie prime, il gold e il silver sì. E vi ricordo anche che M1 e M5 su nessun strumento, così come W1 e MN, il weekly e monthly, non vengono considerati, mi raccomando, questo è importante. Ecco, Marco mi ha chiesto delle materie prime, sono andato sul gold. Ecco, parlavamo prima di compressioni triangolari, vedete che tutto sommato, vabbè, in questo caso anche AutoCharts la dava a rialzo, poi effettivamente da caso è stato rialzo, qua, va bene. Però guardate, una compressione triangolare di questo tipo, a mio avviso, questa va tradata tantissimo, cioè, questa va tradata, la compressione triangolare, soprattutto se non sono ascendenti o discendenti, ma triangoli simmetrici, vanno tradati su qualsiasi rottura, a mio avviso, sia rialzista che ribassista. Ok? Poi in questo caso AutoCharts sta indicata come rialzista, ed effettivamente c'è stata una rottura al rialzo. Però la logica della compressione triangolare è abbastanza facile da capire, nel senso che il mercato ha una certa volatilità, poi c'è incertezza, si va su, si va giù, si va su, si va giù, poi è facile capire che quando ci sarà una ripartenza, questa ripartenza sarà forte. E allora lì si va a tradare in entrambe le direzioni. Adesso, al di là del fatto che AutoChartist lo segnala solo in una direzione, a mio avviso si può tradare tranquillamente in entrambe le direzioni, in una compressione triangolare. Anzi, sui cosiddetti falsi breakout, eventualmente si può fare anche un successivo ingresso. Ok, quindi questo è interessante, Marco, sul gold. Il gold è anche, vabbè, come sapete, uno strumento che ha la sua volatilità, niente da dire, e quindi si può tradare tranquillamente con tutti i tipi di pattern. I pattern che preferisco, sì, come chiede Livio, sono sicuramente gli AutoCharts chart pattern, che sono tra l'altro i più semplici, sono i pattern di analisi tecnica classica. Invece poi AutoCharts ha anche inserito i Fibonacci pattern, che sono quelli un po' più complicati ma molto interessanti, che trovate comunque anche nella pagina di ricerca, e i key levels, che comunque andiamo a vedere subito. I key levels in maniera molto semplice, adesso ripulisco il grafico così mettiamo solo quelli, sono i livelli più importanti di supporto o resistenza. Ok? Quelli proprio più importanti, non vengono evidenziati tutti, quindi sono quelli che possono respingere di più il prezzo, e se ci fosse qualche occasione, poi AutoChartist lo va a segnalare. Addirittura qua vi va a segnalare che cosa, ma proprio leggiamolo così si capisce meglio, giusto anche per farvi capire che poi già AutoChartist vi dà le indicazioni. Poi se uno conosce di più l'analisi tecnica, eccetera, eccetera, bene, ma se anche uno conosce un pochino l'analisi tecnica o anche magari per niente, ma comunque vuole utilizzare AutoChartist per iniziare a fare trading con l'analisi tecnica, può sicuramente farlo, perché guarda che poi c'è scritto tutto, pattern, vabbè, questa è una resistenza. Lunghezza 117 candele, quindi da 117 candele il prezzo è sotto quel livello, direzione razzista.
Qualità comunque bassa, questo è sempre un voto interessante, importante, cioè già 8 Chartis vi fa molto, addirittura dà un voto al pattern, quindi capite che se il voto è da 1 a 10, qua mi dà 4, tutto sommato, magari potrei avere delle occasioni migliori. Quindi 129-30 è il livello considerato, la direzione è rialzista. E quindi, nel caso di rottura di quel livello, potrei avere un breakout e quindi una rottura al rialzo e il prezzo che potrebbe eventualmente andare ancora ulteriormente a favore del trend e comunque generare il mio ingresso. Ok, poi nota che c'è l'eventuale conferma del pattern, quindi con la chiusura oltre a quel livello, AutoChartist stesso vi va a mettere il prezzo obiettivo e anche graficamente l'area di prezzo in grigio, l'obiettivo. Ok? Vedete, vabbè, questa già è stata una resistenza rotta, quindi questo è un treno perso. Torniamo ai pattern che comunque utilizziamo maggiormente, che sono i chart pattern. O comunque facciamo così, adesso andiamo sulla ricerca, non vedo altre domande in chat, ovviamente se avete domande su qualche strumento fatemela tranquillamente. Ben detto, dov'è Explorer? Eccolo qua. Allora, opportunità di trading, la prima. Volendo potete selezionare il time frame, se lo mettete tutti, come sto facendo adesso. Dopo qualche secondo, quindi avete la ricerca effettuata. Vi ricordo, come al solito, che ci sono queste due finestre, opportunità di trading attive, che sono quelle che ci interessano, addirittura 107 in questo momento. Quelle scadute invece, vabbè, vedete che AutoChartis vi tiene quelle di oggi e di ieri, anche solo così, magari può essere un modo di fare backtest, anche perché magari semplicemente avete già delle posizioni in essere, che AutoChartis di fatto nel frattempo ha chiuso e quindi voi anche vi andate a regolare sulle posizioni che avete effettivamente marcato sul vostro conto reale. Comunque, quello che vi dico di fare è, dato che AutoChartis gli dà un voto, voi basta che cliccate su qualità e vedete che vi vengono quindi ordinate queste opportunità di trading a seconda della qualità di come AutoChartis giudica il pattern. Ok? Quindi potete andare a sfruttare questo. Oppure, se pensate che, come me, che un pattern di una durata maggiore possa rendere di più, tutto sommato ha senso eventualmente ordinarli per durata, però come tra l'altro abbiamo appena visto, i pattern che hanno i key levels, quelli che si basano su supporto e resistenza, dato che questi livelli sono quelli più importanti, eccetera, è facile che quando fate un ordine di questo tipo vediate in cima alla classifica quasi sempre quelli. Quando invece vedete ad esempio già dei triangoli di compressione che durano da parecchio tempo, su time frame ad esempio come 60 minuti, che tra l'altro abbiamo visto essere quelli che rendono di più, potrebbero costituire un'importante opportunità. Oppure potete ordinarli per tipo, quindi avrete quelli completati sopra e quelli emergenti sotto, come volete. Quindi io quello che preferisco fare comunque è ordinarli per qualità, quindi avere i voti migliori sopra, così vado a selezionare le valute migliori. Allora, vedere questo già così, questo è un euro franco svizzero, 15 minuti, 17:45 l'orario, a seconda di quello che selezionate qua in alto, l'orario della lingua selezionate qua in alto. Ok, Francesco dice: io pattern alla forza della valuta, ah, io abbino, non capisco, io abbino il pattern della forza, alla forza della valuta in quel momento. Se la direzione è la stessa, ho un motivo in più per entrare. Bene, ottimo, mi piace. Cosa usi per misurare la forza della valuta? Hai un indicatore tuo o usi semplicemente un CCI, un RSI, un indicatore di momento, ma ecco, in poche parole. Adesso comunque lo andiamo anche a vedere. Allora, questo è un euro franco svizzero. A vedere così il pattern già mi ispira molto, eh. 153 candele, fantastico. Allora, età, questo è tradotto un po', cioè non è tradotto male, perché poi ho visto anche la versione in inglese, c'è scritto age, quindi alla fine età. Quando un pattern è completato, questo è un dato interessante perché ti dice da quando. Allora, un pattern completato vuol dire che, come abbiamo visto prima, ripetuto prima, da un è stato confermato, quindi il livello ha chiuso oltre, il prezzo ha chiuso oltre il livello.
L'età è da quanto, se è stato completato, da quanto? Quindi capite che se avete 10 candele ormai il patto è andato, ma se avete una candela o due candele è ancora ultra possibile tradarlo. Poi vedete anche qua la traslazione del prezzo, questo è interessante. La cosa bella anche è questa, che quindi voi, questo dite, questo è un bel pattern. Boh, adesso voglio anche capire perché dà un voto così basso. Comunque, Euro CHF. E ci andiamo, quindi questo è Euro CHF 15 minuti. Poi attenzione perché dovete necessariamente andare qua a vedere se il pattern, diciamo, ancora valido, non ci sono stati momenti strani, perché capita anche a volte che poi il pattern magari vedete un altro nuovo nel frattempo che si è formato, ok? Ad esempio questo comunque è un pattern buono da tradare, sicuramente 145 candele, una compressione triangolare che sono quelli che preferisco, uno spunto operativo che gli è arrivato. Vediamo la prima candela che è chiusa oltre il livello, qual è stata questa? Ecco, vedete, la prima candela, questo è il problema un po' della chiusura, perché se uno trada proprio il breakout, lo trada 1.0973, dove ora qua la linea in questo momento. Se uno invece deve aspettare la chiusura, capite che entra dopo a 1.0980, che non è poco come differenza, sono 15 minuti, ma avete una conferma in più. Poi comunque ora il prezzo sta andando ulteriormente su. Quando andate a valutare dove inserire lo stop loss, fate ragionamento di questo tipo. Quindi potete metterci l'autochart esplorativi come abbiamo fatto prima, perché l'analisi tecnica, cosa mi può dire? L'analisi tecnica semplicemente mi può dire, ok, se tu hai un triangolo, quindi entri sulla rottura del triangolo o aspetti la chiusura come suggerisce l'autochartist, hai da pezzare il tuo stop loss dalla parte opposta del pattern, o magari sotto i minimi della parte opposta del pattern, quindi sul livello che ora vado a evidenziare dalla parte opposta in nero. Ok? Voi fate semplicemente quel ragionamento: se quando avete la conferma e lavorate su 15 minuti, nei prossimi 60 minuti o 4 ore, quel livello che avete evidenziato come potenziale stop loss è dentro l'autochart esplorativi, spostate leggermente lo stop loss un pochino più in là, eventualmente entrate con meno lotti. Tra l'altro sapete che vengono messi a disposizione anche dei tool da parte nostra per la gestione complessiva completa del rischio del portafoglio che possono essere davvero davvero molto utili. In questo modo avreste sempre lo stesso rischio per ogni singola posizione, che è ovviamente sempre da prediligere. Ah, dato che tra l'altro vedo una mail per quanto riguarda la registrazione come ottenere AutoChartist, guardate, facciamola facile, vediamolo insieme. Sul nostro sito su Wiscot.it andate nella home page, lo vedete nella seconda qua. Fai decollare il tuo trading con i grafici AutoChartist, qua il secondo pallino. Perché adesso il primo abbiamo quello dei seminari. Cliccate su Scopri di più, andate in fondo, vedete c'è MT4 e MT5, la maggior parte di voi giustamente hanno l'MT4, quindi cliccate su Plugin MT4, fate l'installazione e basta. Poi quando riavviate la piattaforma avete questi indicatori che sono AutoChartist Chart Pattern, Fibonacci e Key Levels, Market Report, Volatility e Web Application. Queste due rimandano alla parte web, intanto sto pattern va dalla parte giusta. Vi dovete assicurare, c'è anche scritto l'installazione comunque, vi ricordo, strumenti, opzioni, consiglieri esperti, dovete fregare consenti importazioni da DLL, ok? Tac. E poi AutoChartist va. Mi raccomando, non andate su chissà quali siti, andate sul nostro sito su wiscot.it, scaricate AutoChartist, lo installate e basta. Ok? Perfetto. Ottimo. Gianni mi chiede, questo è molto interessante nel trading, cioè è proprio una filosofia di trading. Io tra l'altro sui breakout ho un po' la tupi, tu forse addirittura ancora sei più aggressivo di me. La domanda di Gianni è comunque molto interessante, si dice si può anticipare breakout usando l'indicatore ad esempio Super Trend? Io ti direi di no,
Io il breakout neanche lo anticipo, nel senso io già sono un pochino più aggressivo con tante strategie, ad esempio quella dei fractal, entro proprio sui livelli di rottura, cioè appena si rompe il prezzo entro, quindi non aspetto la chiusura. Autochartist è più classico, giustamente, è più conservativo anche, ti dice di aspettare la conferma, quindi che la candela chiuda oltre quel livello. È una cosa che ha molto senso, è normale che a volte perdi delle opportunità notevoli. Addirittura anticipare il livello, io direi decisamente di no. Poi è normale che il trading non è una scienza esatta, quindi ci mancherebbe se hai già fatto delle valutazioni sul caso. Francesco mi dice: un indicatore trovato in rete, quello sulla forza relativa, si chiama Currency Meter. Se me lo puoi inviare, adesso me lo guardo. Però il Currency Meter, se non sbaglio, è quello che ti dà tipo la freccettina long e short e basta, non è che sia o no. Boh. Se vuoi inviarmi uno screenshot, se ce l'hai già sul grafico, tasto destro, salva come immagine, attiva il grafico così com'è, posta l'immagine online, devono essere collegati, clicchi su ok, poi il tuo browser ti apre il link e mi mandi questo link, così possiamo condividerlo ora in tempo reale sul sito. Poi vabbè, chi piacciono gli expert advisor, tra l'altro cosa interessante, MetaQuotes, la società che ha creato MetaTrader ormai 10 anni fa, mi sembra che abbia fatto 10 anni, adesso MetaTrader a luglio, la 4 che è stata sempre più diffusa, ha creato anche la possibilità ai tester dei sistemi di trading automatico, quindi se, cioè, hanno uno store, la MetaTrader ha tutto il suo store. Se voi andate qua, vedete che c'è casella postale, mercato, segnali, biblioteca. Quindi qua c'è uno store, poi c'è. Sottomercato si apre tutto lo store della MQL4, MQL5 Community, volendo si possono comprare vari indicatori, vari expert advisor, si trova di tutto anche troppo, però cosa molto recente, dell'ultimo mese o due, questa community ha anche inserito la possibilità di testare gli expert advisor, quindi uno dice vabbè perché devo comprarlo, io prima lo testo, quindi puoi selezionare tra i vari trader che hanno la loro biblioteca nello store. Cerchi di capire come funziona l'Expert Advisor, puoi fare i tuoi test e le tue ottimizzazioni per un periodo limitato di tempo. Sicuramente io adesso non sono espertissimo in queste cose dei backtest, io preferisco sempre partire da una mia idea e svilupparmela da solo, però c'è chi preferisce anche fare trading con metodi altrui, e poi te lo vai a testare alla grande. Allora, io anche sì, confermo che lo utilizzo soprattutto per le valute, per il gold, questa tecnica con l'AutoChartist. Sui CFD no, perché sapete che c'è il discorso che i dati sono limitati perché replichiamo le scadenze, le future, quindi è un discorso di utilizzarlo proprio su questi strumenti, che tra l'altro comunque, guardate, avete anche l'accesso a tutte le statistiche di AutoChartist, quindi potete eventualmente fare i vostri studi e i vostri approfondimenti, però guardate, si basa molto sull'analisi tecnica classica, quindi è abbastanza efficace, ecco, quindi è normale che non è sacro grado. La cosa più difficile, come proprio la cosa più difficile nel trading a mio avviso, e me ne accorgo anche parlando costantemente su base quotidiana con tanti di voi, è proprio la gestione sempre della posizione, perché come faccio sempre notare, è un po' il limite delle statistiche di AutoChartist. AutoChartist ti dice quante volte questo pattern o i pattern su questo strumento sono andati in profitto, e quindi abbiamo visto statistiche eccellenti, 74%, 78%, c'è una statistica molto dettagliata su praticamente tutto il tipo di pattern, lo strumento finanziario, l'orario della giornata, il giorno della settimana, ed è fatto davvero molto bene. Il limite però qual è? È che AutoChartist considera giustamente valido un trade, ad esempio una compressione triangolare, che ne so, un canale rotto con rotto rialzo, e ti danno un obiettivo quindi a rialzo, supponiamo qua sopra, però anche se il prezzo prima di arrivare lì
fa questo movimento e poi va dalla parte giusta, te lo considera statisticamente valido. E ha molto senso, perché tu chartist non puoi sapere tu dove poi vai a mettere il tuo stop loss nella tua operatività. Però è per quello che io vi dico, state attenti, perché lo stop loss, la gestione, ma sia del take profit che dello stop loss, ma lo stop loss ancora di più, è fondamentale, perché se lo mettete troppo vicino è più probabile che venga preso, ma per un discorso di volatilità, perché poi non è che uno per uno stop loss che gli viene preso dice no, ma è stato questo, è stato il mio broker, cioè con gli stop state abbastanza lontani, fate correre le posizioni, utilizzate i sistemi di gestione del rischio che vi possono essere forniti, chart risk manager, ognuno suo ci mancherebbe, ma ci sono, utilizzateli, perché non abusate della leva, perché l'abuso della leva è sempre la cosa più pericolosa per il trader. Quindi lasciare spazio di manovra alla posizione è importante, non lasciate troppo spazio di manovra, perché io vedo troppi conti che perdono perché lo spazio di manovra di una singola posizione è stato eccessivo, nel senso già non mettere lo stop loss vuol dire che lasci uno spazio di manovra, non dico infinito, perché non è infinito, perché è limitato a una parte, neanche tutta, della liquidità che voi avete sul vostro conto, perché poi c'è il discorso di margin call, stop out, che dovreste conoscere, mi raccomando, se no sentiamoci anche privatamente per approfondirlo, che è molto importante. Però non lasciate spazio di manovra eccessivo, cioè lo stop loss lo dovete mettere, punto e basta. Se no poi vengono quelle situazioni dove guadagnate l'85% dei casi, vi basta perdere il 15% dei casi che vi distruggete, che magari perdete tutto quello che avete guadagnato nell'altro 85% dei casi. Quindi mi raccomando, non facciamo cavolate. Ecco, questo è il modo migliore per finire un concetto. Ok? Francesco dice che il 66% è un'ottima statistica, il problema è che il rischio rendimento la maggior parte delle volte è a sfavore se mettiamo lo stop sull'ultimo minimo toccato dalla trend line. Ecco, sì, questo è un discorso che abbiamo appena fatto ed è molto molto interessante. Lo stesso Francesco però mi manda il link, quindi penso che adesso lo vado a aprire, penso che quindi ti riferivi a quello che dicevi prima, dell'indicatore, una potenza, qual è? Currency Meter Pro. Boh, se vuoi mandarmelo, guarda, fai così. Se vuoi condividere questa tua cosa che sembra molto carina, del Currency Meter Pro, non so come funziona, cosa sia, su cosa si basa, perché poi bisogna sempre vedere che cosa c'è dietro a queste frecce, questi colori, quei numeri 7.4, 6.9, non lo so. Però se lo vuoi condividere, tu vai sulla mia pagina Facebook che è Stefano Gianti Swissquote. Magari siamo già anche amici, e me la piazzi qua, me la condividi. È sempre un nuovo modo per condividere idee di trading, anche, questo lo ricordo sempre a tutti, che utilizzo questa pagina Stefano Gianti Squisquat proprio per condividere idee di trading il più possibile con voi, quindi mi raccomando, utilizzatela che è davvero molto interessante. Bene, io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona serata, siate cauti questa sera perché c'è una notizia che attende da tantissimo tempo. Io mi ricordo quando iniziai a fare trading nel 2007, facevo trading un po' su tutto, avevo aperto delle posizioni appositamente su una notizia che ho avuto poi da tachicardia. Per fortuna, ma solo per fortuna è andata bene, però avrei potuto perdere molto, ho chiuso la posizione con 2000 dollari di profitto, mi ricordo, ero anche aggressivo, ed ero già esposto anche con contratti anche abbastanza pesantini. Mi ricordo che c'era ancora, se non sbaglio, oh mio Dio, prima di Bernanke chi c'era? Il grande Greenspan, e che aumentò le tasse a sorpresa, era ancora l'epoca quindi dove si aumentavano i tassi. E c'è stato un pandemonio sui mercati, perché mi raccomando, su notizie così importanti ci possono essere anche vuoti di prezzo, quindi state molto cauti con l'esposizione, questa sera, mi raccomando, ci possono essere vuoti di prezzo, di qualche pip, di decine di pips, dipende, nel senso, a mio avviso è al 75% probabile che non ci sarà un aumento dei tassi questa sera, ma c'è una probabilità del 20-25% che ci sarà.
Se c'è un aumento dei tassi questa sera, secondo me succede un pandemonio e ci potrebbero essere vuoti di prezzo, quindi mi raccomando, state davvero molto, molto, molto attenti. E questo lo dico anche per chi trada sulle notizie, chi è molto esperto e so che tra di voi c'è, vedo qua i nomi in chat, chi anche ha sistemi di trading automatico sulle notizie, che magari lavorano sui 3 secondi sulla notizia o cose del genere, che hanno fatto buoni profitti. Questa sera è un discorso molto particolare. Uno, perché c'è la notizia prima e poi il discorso dopo, quindi ci sarà volatilità di qua e di là. E due, perché comunque questa non è una notizia, un non fa in parola, che è già una notizia importante, che può essere un pochino migliore, un pochino peggiore dell'attesa, che ti fa magari quei 2 pips di salto di prezzo. Qua per me non succede molto, per carità, però se mai la Yellen dovesse stupire un po' e aumentare i tassi, o magari pesare una parola un po' diversamente, perché sai che quando parla da Yellen o Draghi, soprattutto su eventi così attesi, poi ci sono 100 pips, 200 pips di movimento come se nulla fosse. Mi raccomando, ci possono essere vuoti di prezzo. Quindi, questo lo dico per il bene delle coronarie di tutti: state attenti, non esponetevi troppo. È una notizia molto attesa, quindi non. Piuttosto state fuori, non abusate anche di sistemi che già vi hanno reso bene, magari nel tempo, perché non è una notizia standard, ecco, mi raccomando. Questo ho speso qualche secondo anche per darvi un'indicazione, a mio avviso, interessante. È importante, perché su salti di prezzo non è bellissimo tradare. Vi ricordo, come al solito, che le informazioni fornite e le opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli per trade di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buona serata e buon trading.